Allora, Sindaco, ieri in Consiglio Comunale è stata annunciata questa decisione della Giunta di procedere all'accorpamento dei settori del Comune, da 12 passeranno a 7. È un segnale forte. Ma indubbiamente è un segnale molto forte, è un segnale forte, ho condiviso con gli altri componenti della Giunta e da un po' che ne parliamo, vogliamo lanciare veramente un messaggio importante alla città. Il messaggio è quello che noi puntiamo a razionalizzare le risorse dell'amministrazione comunale, e quando dico razionalizzare significa non risparmiare, perché noi non vogliamo risparmiare risorse, ma vogliamo spenderle meglio. Noi riteniamo che il numero di dirigenti presenti nella Comune di Ragusa era eccessivo, non voglio togliere nulla a chi ha svolto questo incarico, però pensiamo di poter migliorare l'efficienza dell'amministrazione, magari riconoscendo incarichi di responsabilità anche a persone che magari in questo momento lavorano già al Comune di Ragusa e hanno meno responsabilità riconosciuto, o a persone che magari pensiamo di assumere ex novo. Quindi riteniamo veramente che sia un gesto molto forte, molto significativo. Spero che la città percepisca che la nostra intenzione è veramente quella di arrivare ad una razionalizzazione delle risorse. Le risorse non sono tante, sono poche, vogliamo veramente spendere meglio quello che abbiamo. D'altra parte, se è previsto dalla legge la presenza solo di un sindaco e 5 assessori, quindi 5 assessori e il sindaco in 6, dobbiamo occuparci di tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione, non comprendo perché il numero dei dirigenti debba essere superiore al numero appunto degli assessori del sindaco. Quindi un po' è stata questa l'idea, faremo degli accorpamenti mirati, chiaramente abbiamo previsto di mantenere 2 settori tecnici e 5 amministrativi, all'interno di questi settori poi valuteremo come suddividere i vari servizi.